Il secondo aggiornamento che volevo fare sulla Creality CR10, sulla mia Creality CR10, era la sostituzione del diciamo, piatto piano di stampa di appoggio. Attualmente la mia scelta è caduta su lo specchio dell'IKEA. Avevo già fatto un video a proposito per quanto riguarda appunto questo tipo di supporto, mi ci ero trovato benissimo, adesso volevo provare qualcos'altro. Diciamo che il problema maggiore, ho comprato un tappetino magnetico da applicare appunto alla stampante per agevolmente rimuovere le stampe, soprattutto quelle di volume molto molto elevato. Ho notato però che purtroppo il piatto di appoggio, si sì, è venuta bene meglio con questo, il piano di appoggio della stampante fatto in alluminio non è perfettamente dritto. Cioè, alle due estremità c'è poi è convesso, le due estremità sono un po' più alte verso l'interno. Non so se dalla telecamera si nota, però appunto c'è dello spazio. Ok, proverò lo stesso a installare il tappetino magnetico e vedere se appunto si riuscirà a fare un corretto allineamento del piano di stampa. Allora, eccoci qua. Questi sono i due tappetini che ho comprato. Li ho comprati sono vi lascio ovviamente il link in descrizione. Questo qua è della CCTREE o C3. Praticamente è composto da due tappetini, uno che va appoggiato sul piatto di stampa con il biadesivo 3M, l'altro invece va ovviamente ancorato sopra e permetterà poi, una volta stampato con la stampante, di rimuoverlo in maniera molto molto agevole, soprattutto quando appunto si stampano degli oggetti di grosse dimensioni, che si fa decisamente fatica normalmente ad rimuovere. Ovviamente va valutata qual è il corretto verso di adesione, perché ha un verso di adesione, o meglio per dire una polarità. Ok, non è molto molto forte, devo essere sincero. Speriamo che poi tenga. Questo è uno, appunto C3 C3. Questo invece è, devo ancora aprirlo, è l'altro. Vi lascio di entrambi gli articoli il link in descrizione. Il sistema pressoché identico, anch'esso è dotato di adesivo 3M, è un pelino più piccolo. Questo è un 30x30, mentre quello era un 31x31, perché il nostro pianto di stampa in realtà è un 31x31, anche se l'area di adesione di stampa è 30x30. Questo in realtà adesso non lo utilizzerò, perché farò la prova di utilizzare uno specchio IKEA come base di appoggio. Ovviamente in questo caso sarà perfetto, perché appunto lo specchio IKEA è un 30x30, andrò a perdere un po' di un po' di altezza, diciamo, perché tra lo spessore dell'alluminio, quello del vetro e quello del tappetino in magnetico, ovviamente perderò qualche millimetro in fase di stampa. Perciò il primo che andrò a testare a utilizzare è questo della C3. Prima cosa, una bella spruzzata di alcol isopropilico. Evapora molto velocemente, non lascia residui e permetterà una corretta adesione del 3M. Non c'è niente di meglio di un buon odore di alcol alla mattina. Di Napalm, citazione. Bene, allora. Non lo so, ma mi dà proprio l'idea di non attaccare. Già meglio. Ora, allora,
pulito. E voilà, installazione fatta, non è perfettissimo. Adesso quello che dovremo andare a fare sarà l'allineamento del piano di stampa. Ovviamente perché sono cambiate le misure rispetto a prima, che c'era appunto uno specchio, adesso c'è questo tappetino qua che sarà molto molto più facile da rimuovere una volta effettuata la stampa. Benissimo, operazione conclusa. Allineiamo il tappetino. Allora, la prima regolazione la faccio a stepper, diciamo, disattivati. Questo perché voglio intanto dare una prima impronta all'altezza, diciamo, del piatto. Come sempre si usa un foglio di carta A4 normale e si procede alla regolazione delle rotelline del piatto finché sentite la punta dell'ugello che tocca e fa un po' di frizione con il foglio. Vi spostate poi sugli altri quattro angoli finché appunto non troverete l'altezza corretta. Le ventoline sono forse un po' troppo a filo con il piatto di stampa, inizialmente le alzo un po'. Ok, perfetto, mi piace di più così. Adesso procediamo al plate del PLA in modo tale che l'ugello di stampa si riscaldi. Out on. Ora faremo la regolazione con i motori in funzione. Anche sul lato dell'Y. Perfetto. Sotto il filettino. Perfetto. Dietro. 28. Facciamo di nuovo un out-on, in teoria dovrebbe essere ok. Rifacciamo per la seconda volta tutte le regolazioni. Innanzitutto un bel lavaggio testa. Ok, diamo una pulita al piatto di stampa e vediamo che succede.
Ok, prima prova di stampa eseguita con il nuovo tappetino magnetico della C3. Ho stampato un supportino porta tablet, porta telefonino. Ci ha impiegato circa 2 ore e 26 con PLA giallo. Dunque, vediamo come è stato facile. Non è stato neanche, non ho sentito neanche bisogno di levare il tappetino in magnetico perché si è subito rimosso. E perciò non ci sono stati problemi assolutamente di adesione. Perciò prima stampa, prima prova, direi pienamente superata.